Nelle scorse settimane la diocesi di Vicenza ha rilanciato il diaconato permanente con 7 proposizioni presentate dal vescovo Pizzioli in cattedrale e un appello alla comunità sul territorio ad individuare i possibili diaconi che proprio per definizione devono essere espressione della comunità. Da non confondere con i diaconi transeunti, coloro che vengono ordinati tali in vista dell'ordinazione sacerdotale, i diaconi permanenti sono coloro che chiedono di essere ordinati per servire la comunità cristiana, testimoniando Cristo servo senza diventare poi preti, ma comunque impegnandosi a rimanere celibi o sposati come al momento dell'ordinazione. E Vicenza ha senz'altro una storia importante riguardo al diaconato permanente. Sparito nell'inizio del Medioevo ed è ricomparso dopo il Vaticano II. I primi diaconi ordinati sono stati quelli della comunità della famiglia di San Gaetano, quindi di Don Otorino Zanon, ancora nel 1968-69. I primi diaconi ordinati diocesani invece sono stati, i primi 5 sono stati ordinati nel 1986, quindi 35 anni fa. Attualmente i diaconi permanenti nella diocesi di Vicenza sono 40, ma altri 24 sono in formazione. Molti dei diaconi permanenti anche nella nostra diocesi sono diaconi sposati e quindi maggiormente riescono a incarnare quella dimensione del ministero della soglia. Perché molto di noi lavorano, hanno famiglia, hanno figli e anche quando ci rapportiamo con le famiglie, con le coppie in occasione della preparazione di battesimi o di sacramenti oppure si va a benedire qualche famiglia o semplicemente a prendere un caffè terminata la messa o in compagnia, tu hai la possibilità da ministro ordinato di usare un linguaggio, uno stile, una modalità che è la tipica modalità ordinaria delle persone. Questo è un elemento molto importante perché spesso le nostre comunità sentono, percepiscono una sorta non voluta, ma di distanza fra la figura del ministro che in chiesa esercita un ufficio e poi l'ordinarietà della vita. Il diacono dovrebbe riuscire, proprio per la sua situazione di vita, anche a restringere questa distanza e a rendere la dimensione di fede, dimensione pastorale, dimensione liturgica, dimensione di vita un unico.